Una cosa che venne a dirci Carlos Slutsky, che è stato un grande, molti anni fa in un seminario che fece ai nostri allievi, e disse, lui ha lavorato tantissimo, lui è un argentino, scappato dall'Argentina durante la dittatura, poi è andato in America, ha lavorato in America, è stato direttore del Mental Research Institute di Palo Alto, insomma, ha fatto un percorso fantastico. Tra le altre cose ha lavorato molto nei Veterans Administration Hospitals, che sono quelli, sono ancora, credo, quegli ospedali dove vanno soprattutto quelli che escono dalle guerre con i traumi, le sindrome post-traumatiche, no? E quindi ha lavorato molto sul trauma. Poi ha lavorato tantissimo sui migranti, essendo anche lui un migrante, e anche lì ha voglia il trauma, no? E lui fece un'affermazione che lasciò basiti tutti, disse, in terapia non è esattamente necessario aprire e scoperchiare tutti i vasi di Pandora dei traumi possibili. Non è indispensabile, pur se noi sappiamo o ipotizziamo che ci sia stato un trauma, non è il nostro compito quello di andare a cercare con la scavatrice, scavare, tirare fuori, eccetera. Perché lui dice, ci sono dei traumi che possono rimanere incistati nella vita della persona, anche, diciamo, rilevanti. Il problema è che questi traumi dovrebbero essere quelli che, cioè quelli traumi su cui lavoriamo sono quelli che impediscono. Non tutti i traumi impediscono qualcosa nel futuro. Pensate che limitazioni, ma anche idee positive ci sono sulle terapie. Perché l'idea di fare questa cosa della perfezione, tutti i traumi, forse è un trauma di quel tipo, forse è un trauma di quel tipo, a cercare questi traumi. Poi corrisponde a una terapia infinita, perché prima che li cerchiamo, prima che li troviamo, prima che li esploriamo, sono passati 3 anni. Poi c'è un altro, e quindi di 3 anni in 3 anni le terapie si fanno un po' lunghette, no?